Ci sono casi di cronaca nera che per molto tempo riempiono le pagine dei giornali. Le indagini sembrano spesso ad una svolta, ma poi tutto si ferma. In questa storia incredibile che sto per raccontarvi, attorno ad ogni personaggio c'è un alone di mistero. È il sospetto che ciascuno di loro custodisca un terribile segreto. Questa è la storia dell'omicidio della villa dal Cancello Verde. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Torino, 1 agosto 1968. Odilia Cavallo è una donna di 54 anni. Sta rientrando nella sua abitazione di via Pietro Cossa 133 dopo aver trascorso il fine settimana con un suo amico, Giacomo Vottero, in Val d'Aosta. L'uomo è un rappresentante di macchine per l'edilizia ed è divorziato dalla moglie, dalla quale ha avuto una figlia. Sono circa le 19:30. quando raggiunge la sua casa conosciuta a Torino come la Villa del Rastel Vert, il Cancello Verde, che si trova all'angolo tra via Pietro Cossa e strada della Pellerina. Si tratta di un caseggiato ormai un po' decadente, tra gli alberi. È una villa isolata, lontana dalla strada. Per arrivarci si deve percorrere un viale costeggiato da siepi. Odilia è una dei figli della signora Caterina Sibille, una donna di 82 anni e di un noto ginecologo di Rivoli, il dottor Cavallo, morto diversi anni prima. Odilia vive insieme alla madre, che nonostante i suoi 82 anni è ancora molto lucida e attiva. Collabora come pubblicista per diverse riviste femminili. La signora Caterina ha avuto 3 figli. Odilia, Roberto, che vive a Roma con moglie e figli e fa il pilota, e Adriana, venuta a mancare 2 anni prima, in seguito ad una brutta malattia. Adriana era una pediatra molto conosciuta. Quando Odilia arriva a casa, il cancello che sbarra il vialetto d'ingresso, come sempre, è accostato, mentre la porta principale della casa è chiusa con 2 mandate. La donna apre con il suo mazzo di chiavi e accende la luce. Improvvisamente, però, si trova di fronte ad una scena terribile. Sua madre è a terra, ai piedi della scala, 15 gradini che portano alla camera da letto. Ha una profonda ferita alla testa. Odilia grida disperata. Ha capito che per sua madre non c'è più nulla da fare. Telefona ai parenti dicendo: «La mamma è morta! È caduta scendendo la scala!» Poi chiama i carabinieri della compagnia di San Donato. Ad un primo esame del medico legale sembra che la signora sia caduta per le scale in seguito ad un malore. La morte risalirebbe alla tarda mattinata. La donna aveva con sé gli indumenti che stava per indossare, ma si è sentita male ed è rotolata dalla scala, ai piedi della quale vengono ritrovati i suoi vestiti. I carabinieri notano però qualcosa di strano. Sembra che qualcuno abbia rovistato nei cassetti. Ovunque. Odilia dice che saranno stati i ladri. Circa 2 mesi prima qualcuno era già entrato nella villa mentre non c'era nessuno. Aveva frugato nelle stanze senza portare via nulla. Sembra che anche in questa occasione nulla sia stato rubato. È come se qualcuno si fosse introdotto per cercare qualcosa che probabilmente non ha trovato. E forse la signora Caterina ha sorpreso il ladro e lui l'ha spinta dalle scale. La figlia della donna viene interrogata a lungo. Sostiene che se davvero la madre non è caduta in seguito ad un malore, deve essere per forza stata vittima di un ladro colto sul fatto. L'aspetto più strano della vicenda è che la porta d'ingresso non abbia segni di effrazione. Probabilmente l'assassino è qualcuno che la signora Caterina conosceva bene. E anzi, c'è di più. Deve trattarsi di un assassino particolare perché aveva le chiavi della villa. Uscendo, infatti, ha richiuso la porta con 2 mandate. Il professor Togo, che si occupa dell'autopsia, nota qualcosa di strano. Afferma che attorno al collo, sulle braccia e sulle gambe della signora ci siano delle ecchimosi non spiegabili con la caduta. Sembra che Caterina sia stata colpita alla testa, alle braccia e alle gambe da un oggetto contundente. Quando viene comunicato a Roberto Cavallo, che vive vicino a Roma in una villa di Casal Palocco con la moglie e 2 figlie, che sua madre è morta cadendo dalle scale,
Inaspettatamente, l'uomo va alla polizia chiedendo di approfondire le indagini in quanto ritiene che sia possibile che sua madre sia stata assassinata. Chiede di bloccare l'organizzazione del funerale e di fare eseguire al più presto un'autopsia. I suoi sospetti sono stati messi nero su bianco prima che il risultato della perizia necroscopica evidenziasse segni di violenza sul corpo della madre. Roberto forse è a conoscenza di qualche aspetto della vita della donna che gli inquirenti non hanno ancora scoperto. Un mese dopo il delitto emergono alcune indiscrezioni. Una piccolissima scheggia di cristallo colorato è rimasta per quasi un mese nascosta sul pavimento della camera da letto della signora. Sembra che si tratti di un frammento di una lente da vista colorata. Nonostante la sua età, la signora prima di soccombere ha cercato disperatamente di lottare con il suo assassino, facendogli cadere gli occhiali. Nonostante si tratti di una scheggia di piccole dimensioni, gli inquirenti sperano che con l'aiuto di esperti potrebbero essere in grado di identificare il tipo di lente e l'ottico che può averla venduta. Intanto, i carabinieri del nucleo investigativo, martedì 3 settembre, interrogano per 4 ore Odilia Cavallo, la figlia della vittima, che ripercorre quel fine settimana. Il 31 luglio, come spesso accadeva, è partita per andare a fare una gita in montagna. Odilia dice che la madre era molto tranquilla. Stava guardando in televisione Cronaca di poveri amanti, tratto dal romanzo di Vasco Pratolini. Odilia ammette che in passato tra lei e la madre c'erano stati dei contrasti, ma si trattava semplicemente di liti come possono esserci in ogni famiglia, liti che si erano risolte in breve tempo. Viene interrogato l'altro figlio di Caterina, Roberto, e anche Giacomo Vottero, di 37 anni, l'ex rappresentante di commercio, poi diventato operaio, separato e con figli, che i giornali definiscono il compagno non ufficiale di Odilia. Viene sentito anche Giovanni Boggio, un amico di Vottero, residente a Caluso. Boggio è un rappresentante ed è l'ultima persona che ha visto viva la signora Cavallo. Ha raccontato di averla salutata intorno alle 8 di sera e che la donna lo aveva accompagnato fino al cancello e dopodiché la signora era tornata in camera da letto a guardare la televisione. Nel racconto di Odilia Cavallo e Giacomo Vottero ci sarebbe una discordanza riguardo la partenza da Torino del 31 luglio. «Abbiamo cenato tutti insieme a casa di Odilia», dice Vottero. «Poi ce ne siamo andati con la mia macchina verso le 19:30. Io mi sono fermato 10 minuti a casa di una mia sorella che abita in via Gravere e poi siamo andati diretti verso San Vincent». Odilia, invece, dice che Vottero si fermò a casa della sorella non 10 minuti, ma 3/4 d'ora abbondanti. Vottero, il 5 settembre, si reca alla redazione di Stampa Sera, vuole chiarire la sua posizione. L'uomo è molto preoccupato. Ha raccontato di essere stato in un albergo di San Vincent con Odilia la notte del 31 luglio, proprio quando la signora Cavallo è stata uccisa. Ma questa sembra una circostanza non riscontrabile. Il gestore dell'hotel ha mostrato il registro della sera del 31 luglio. Nessuna delle 24 stanze è stata occupata da clienti di nome Odilia Cavallo e Giacomo Vottero. L'uomo però ci tiene a dare ai giornalisti la sua versione. «La notte in cui fu uccisa la madre di Odilia, io e lei abbiamo dormito all'hotel Alba di San Vincent». Intanto, alla squadra omicidi cercano di accertare la veridicità dell'alibi della coppia. A volte capita che un innocente non riesca a trovare un testimone per convalidare il proprio alibi. Bisogna sempre procedere con estrema cautela, dicono. Vottero e Odilia si sono contraddetti su molti particolari, nonostante abbiano continuato ad affermare che la sera in cui la signora Cavallo è stata uccisa si trovassero in Valle d'Aosta. Questa è la ricostruzione di Giacomo Vottero alla redazione di Stampa Sera. «Questa faccenda può nuocermi anche sul lavoro. La notte del 31 luglio ho prenotato a San Vincent una camera presso l'albergo Alba. Ho consegnato la patente. Poco dopo anche Odilia, che sperava di essere ospitata da conoscenti, mi ha raggiunto e ha fissato un'altra camera nello stesso hotel. Quella sera avevo lasciato Odilia verso le 20:30. Per me era un viaggio d'affari, non una gita. Ho incontrato prima il pittore Lucio Bulgarelli, poi il rappresentante Mario Menzio. Ci siamo lasciati dopo le 10.
I due testimoni citati da Vottero hanno dichiarato di ricordare di essere stati insieme a lui, ma di non poter affermare con certezza che si trattasse della serata del 31 luglio. A questo proposito l'uomo dice: «È comprensibile. Per loro fu un giorno qualunque, io invece me lo ricordo perché dopo non sono più andato in Val d'Aosta e soprattutto perché il giorno seguente al ritorno in città mi trovai davanti al cadavere della madre di Odilia, una scena straziante che non posso dimenticare». Vottero sostiene di essersi recato al ristorante Parisien, dove però la cucina era già chiusa perché la cuoca non stava bene. Così si era recato alla pizzeria Sporting a cenare da solo. Qui aveva anche guardato un incontro di boxe in televisione ed era rientrato in albergo dopo la mezzanotte. Vottero racconta di essere rientrato in albergo circa mezz'ora prima di Odilia, che, dice, prima di ritirarsi passò a salutarmi. Cosa abbia fatto quella sera io non saprei dirlo. La mattina dopo Vottero racconta di essere andato insieme ad Odilia a Cervinia. Dichiara di aver parlato con il custode di un condominio che, ascoltato dagli inquirenti, non ricorda il giorno in cui è avvenuto il loro incontro. L'uomo, infatti, non è sicuro che si trattasse proprio del 1 agosto. Vottero continua a raccontare di essere andato in un paese vicino a San Vincent a cercare un impresario che era assente. Poi si sarebbe offerto di accompagnare Odilia a Courmayeur, in quanto la donna voleva salutare dei suoi amici. Prima però si sono fermati a mangiare al ristorante del traforo fuori Aosta. Viene interrogata la proprietaria del locale, la signora Carla Gamaloro, che conferma con sicurezza di aver visto la coppia. «Me li ricordo benissimo. L'uomo si comportava normalmente, la donna invece era molto agitata, indossava una camicetta gialla molto scollata e una giacca di pelle nera. Ha fatto il possibile per farsi notare. Mi sono molto stupita stamane quando il maresciallo mi ha detto che a un mese di distanza aveva conservato ancora il conto». Giacomo Vottero continua il racconto dichiarando di essere ritornato a Torino insieme ad Odilia intorno alle 19:30. Il cancello della villa era aperto e la porta regolarmente chiusa a chiave. «Odilia entrò per prima. Lei dice che sulle scale la luce era spenta, ma io sono quasi sicuro che fosse accesa. Lanciò un urlo. La madre era stesa sui gradini, in un lago di sangue. Ricordo che gridò: "La mamma è caduta!" Giacomo Vottero aveva iniziato a frequentare Odilia e sua madre per affari. Poi era nata un'amicizia. Odilia Cavallo aveva incaricato Vottero di occuparsi della ristrutturazione della villa e di alcuni aspetti patrimoniali. L'uomo racconta ai giornalisti: «Mi avevano affidato la vendita di due lotti e sia Odilia che la madre avevano firmato un concordato da un notaio. Avrei pagato cedendo loro una parte dello stabile che avremmo costruito sul loro terreno. Da quella volta però non trattai più con la vedova Cavallo, ma solo con lei, con Odilia. Sapevo della discordia tra madre e figlia. Era l'estate scorsa, fu Odilia a trovare un acquirente per i terreni. Aveva bisogno subito di soldi, malgrado io le avessi prestato a più riprese forti somme. Disse che non voleva più aspettare. Il ricavato della vendita fu di 34 milioni di lire. Io ero sempre convinto che sua madre fosse d'accordo. Così feci un assegno ad Odilia, trattenendomi ovviamente le cifre che le avevo prestato. E fu così che la vedova Cavallo mi fece causa. Non riconosceva i debiti di Odilia e voleva tutto il denaro». In effetti, la signora Cavallo aveva intentato una causa civile contro Vottero, perché secondo lei l'uomo incaricato di vendere un terreno di sua proprietà si era tenuto come provvigione troppo denaro. Vottero continua: «Da quella volta non sono più riuscito a parlare con la signora Cavallo. La figlia me lo ha sempre impedito, dicendo che avrebbe messo lei le cose a posto, che non dovevo preoccuparmi. Non è vero che con Odilia ho fatto affari d'oro. Quando le ho conosciute io avevo già comprato uno yacht e una Mercedes. Non li ho comprati dopo, come è stato detto». Giacomo Vottero è un fiume in piena e aggiunge anche un particolare importante per le indagini. «Odilia mi diceva che sua madre era ricca, ma che non le dava mai una lira. A varie riprese le ho prestato, in meno di un anno, oltre 1 milione. Spendeva molti soldi e i rapporti con la madre non erano buoni. Litigavano spesso, credo, per questioni di denaro». Il 22 agosto succede qualcosa. Qualcuno entra di nuovo nella villa per rovistare al primo piano. I ladri però avrebbero portato via soltanto una sveglia.
Gli acquirenti considerano con estrema prudenza il fatto che un ladro omicida possa ritornare sul luogo del delitto nel bel mezzo delle indagini. Gli inquirenti si concentrano anche su un furto di 11 milioni di lire subito il 4 settembre del 1967, un anno prima, dall'ex cuoca della vedova Cavallo, la signora Maria Cristino, di 77 anni. Quel giorno la donna era stata invitata con un pretesto, quello di una festa, a casa Cavallo. Il 3 settembre Odilia mi ha telefonato per invitarmi nella villa. Il giorno dopo è il compleanno della mamma, mi ha detto. Ci sarà anche Roberto con la moglie e la figlia, faremo un po' di festa. Io ho accettato e la mattina dopo è venuto un giovanotto a prendermi. La festa però non c'è stata, il figlio non si è fatto vivo e per tutto il giorno nella villa c'è stato un continuo via vai di giovanotti. La casa era molto cambiata dai tempi in cui ero a servizio presso di loro. C'era molto disordine. Io volevo andarmene, ma Odilia e sua madre mi hanno trattenuta. Volevano assolutamente che restassi a cena. Aspettavano un conoscente. La tavola infatti era apparecchiata per quattro, ma quel signore non è mai arrivato. Durante la giornata madre e figlia mi hanno fatto molte domande sulla mia situazione finanziaria, su quanti soldi avevo ricavato dalla vendita della casa, su dove li tenevo. Verso mezzanotte hanno ricevuto una telefonata e subito dopo Odilia mi ha accompagnata a casa con un taxi e io ho trovato il mio alloggio svaligiato. Non appena scopre il furto, la signora Cristino telefona ad Odilia e chiede informazioni su quell'ospite che non era arrivato. Le ho chiesto se era una persona per bene, lei si è offesa, troncando la comunicazione. Il giorno dopo, alle 7:30, è arrivata a casa mia con Bottero, l'ho riconosciuto dalle foto che ho visto sui giornali. Me lo ha presentato e lui mi ha detto che non era venuto a cena perché trattenuto ad Ivrea per affari. A più riprese mi ha ripetuto che non conosceva né me né il mio indirizzo. Durante quella giornata passata insieme ad Odilia e a sua madre, la signora Cristino si era sentita ripetere più volte dalle due donne delle frasi particolari. Signora, ormai lei è diventata ricca. La signora Cristino ha dei sospetti su Giacomo Bottero, che quella sera non era con loro. I ladri le hanno portato via tutti i suoi risparmi, 7,5 milioni di titoli ricavati dalla vendita di una casa e 3 milioni fra denaro e preziosi. Parecchi anni prima la donna aveva lavorato come cuoca nella villa. Dopo la morte di sua sorella Adriana, Odilia era andata a trovare la signora Cristino, che un tempo aveva lavorato a casa sua come cuoca. Voleva che andasse a tenere compagnia alla madre quando lei si assentava per i suoi viaggi, ma la signora Cristina aveva rifiutato perché aveva altri impegni. Venerdì 6 settembre 1968, il capitano Denaro del nucleo investigativo, insieme al maresciallo Erbosetti e alla presenza di due funzionari della squadra mobile, parla a lungo con il sostituto procuratore dottor Piscopo e con il giudice istruttore dottor Gamba per ricostruire minuziosamente l'indagine. Secondo gli inquirenti, l'assassino ha sorpreso la vittima sul letto, colpendola alle braccia che la donna aveva alzato in un disperato tentativo di difesa. L'ha colpita alla testa per poi trascinarla sulle scale e farla rotolare giù inscenando una disgrazia. Dopodiché è tornato in camera da letto facendo sparire le lenzuola macchiate di sangue e cercando di eliminare le prove del delitto, dimenticandosi però di alcune tracce di sangue rimaste sul materasso. Deve trattarsi di una persona che si muove con sicurezza nella villa e che sapeva di avere a disposizione molto tempo. Dalle indagini trapelano alcuni particolari inquietanti. Nella villa del delitto sono stati trovati dei biglietti scritti a mano dalla povera Caterina. La signora era solita segnare i conti della spesa riutilizzando delle buste da lettere sulle quali sono state trovate delle scritte inquietanti. Odilia mi fa paura. Odilia mi ha tirato i capelli. Domenica 8 settembre, Giacomo Bottero si presenta davanti al capo della squadra mobile, dottor Montesano, consegnando un lungo memoriale nel quale ha scritto tutto ciò che sa sulla famiglia Cavallo, sulla quale getta molte ombre. Particolarmente sospette risultano alcune confidenze fattegli da Odilia pochi mesi prima dell'omicidio della madre. La donna gli avrebbe confidato che sua sorella Adriana, morta 2 anni prima per una leucemia, in realtà sarebbe stata uccisa. Anche mia sorella è stata assassinata. Era molto ammalata, ma qualcuno ha affrettato la sua fine. Prima mia sorella, poi mia madre, e adesso tocca a me.
Adriana Cavallo, si era ammalata di leucemia. Il giorno in cui è morta, in seguito ad una brutta caduta dal letto, ad assisterla non c'era nessuno. Odilia aveva inoltre raccontato a Giacomo Vottero che al momento dell'apertura del testamento della sorella c'erano state delle liti. Adriana aveva lasciato in eredità 2 appartamenti al fratello Roberto e 1 lotto di terreno a lei e alla madre. Odilia però aveva raccontato a Vottero che in realtà il patrimonio di sua sorella era molto più vasto, ma la donna aveva deciso di nominare come erede di tutto il resto un collega che le era stato particolarmente vicino. Una volta Vottero aveva accompagnato Odilia a Roma, a casa del fratello, per sistemare alcuni affari e in quell'occasione, racconta, ci fu una dura lite durante il quale Roberto disse a sua sorella «Vi auguro di crepare tutte e due!» Si riferiva alla madre e aggiunse «Spero che succeda presto!» L'uomo continua. Odilia mi parlò anche di quando sua cognata, all'obitorio, dove c'era la salma della madre, le aveva domandato del testamento della signora Caterina e lei seccata le aveva risposto che ce l'aveva l'avvocato. Dunque, Giacomo Vottero è a conoscenza anche del contenuto del testamento. La vedova lasciava la villa ed altre proprietà per un valore di oltre 100 milioni di lire ad Odilia e racconta. La cosa mi parve strana perché la madre in vita non aveva certo dimostrato di voler bene alla figlia, che in passato mi aveva ripetuto più volte «mi lascerà gli occhi per piangere». Le indagini si concentrano nell'ambito familiare e tra le conoscenze della vittima. Viene interrogato un uomo di nome Luciano Bolaffio, rappresentante 25enne che secondo Giacomo Vottero intratteneva rapporti d'affari con la vittima. Il giovane però lo smentisce, dichiarando di conoscere soltanto Odilia e solo superficialmente. L'11 settembre del 1968 viene interrogata la signora Livietta Supin, la custode dello stabile di via Pietrocossa 137, poco distante dalla villa. La signora è andata alla squadra mobile e ha rivelato di aver visto un uomo al mattino del 1 agosto che, dopo aver suonato alcune volte il campanello della villa, aveva aperto la porta con una chiave ed era entrato. La donna è certa che quell'uomo sia Giacomo Vottero, dice di averlo riconosciuto dalle fotografie pubblicate sui giornali. In realtà la donna ha poi ritrattato dicendo di essersi confusa e di aver poi ricordato che non si trattava del mattino del 1 agosto ma del giorno seguente, il 2. Vottero però smentisce anche questa versione affermando di non avere mai avuto le chiavi della villa. Alla testimone intanto è arrivata una lettera anonima che dice «Brutta spia, te la faremo pagare cara». Il 26 ottobre del 1968 una testimone dichiara che intorno alle 2:30 del 31 luglio aveva visto 2 persone uscire dalla villa e salire su un'auto. Mercoledì 23 ottobre alla villa del delitto arriva l'ufficiale giudiziario cavalier Aldo Guerraz che effettua il pignoramento di alcuni mobili per circa 60.000 lire. Ciò è avvenuto in seguito alla richiesta da parte di 3 tassisti della cooperativa Radio Taxi che nei giorni precedenti e successivi al delitto accompagnarono Odilia Cavallo da una parte all'altra della città. Uno di loro, Mario Franzin, dice... Alla fine della corsa la signora si scusava dicendo di non avere denaro contante con sé. Mi ha consegnato 2 cambiali e un biglietto in cui riconosceva il suo debito. La prima volta mi ha chiamato attraverso la centrale, altre volte mi ha prenotato direttamente. Lui è l'unico tra i tassisti che vantano crediti nei confronti della donna ad avere altre prove. Il 25 ottobre il magistrato ordina una perizia calligrafica nei confronti di Vottero e di Odilia. Inoltre il viaggio dei 2 a Saint Vincent non è stato accertato da nessuno. Nessuna delle persone che Vottero ha indicato come testimoni del suo pernottamento in Valle d'Aosta conferma le sue dichiarazioni. Nessuno ricorda di averli visti la sera del 31 luglio a Saint Vincent e né a Cervinia il giorno dopo. E anche l'albergatore che l'avrebbe ospitato nella notte dice di non averlo mai visto. I cognomi Vottero e Cavallo non figurano nei registri dell'albergo. Il risultato della perizia calligrafica però scagiona i 2. Non sono stati loro a scrivere il biglietto intimidatorio alla signora Livietta Supin, la portinaia della casa vicina alla villa della famiglia Cavallo. Martedì 29 ottobre 1968 i professori Tovo e Pontrelli vengono incaricati dal giudice istruttore di effettuare un supplemento di perizia, dunque la salma della vedova Cavallo verrà riesumata. I periti dovranno cercare di stabilire l'ora esatta della morte e chiarire una volta per tutte se si sia trattato di una disgrazia o di un delitto.
Odilia Cavallo è barricata da tempo in un luogo segreto a casa di amici, un luogo conosciuto dagli inquirenti, perché ha paura, dice, che qualcuno possa farle del male. Intanto Odilia e Giacomo Vottero continuano ad accusarsi a vicenda. Lui non sa ciò che fece lei la sera del delitto. Ci sono 4 ore di buco in cui non si sono visti e lei dice altrettanto di lui. Vottero racconta di aver trascorso la serata del 31 luglio a Saint Vincent per conto suo e non sa che cosa abbia fatto Odilia tra le 20 e la mezzanotte quando lo ha raggiunto nell'albergo. Quando le aveva chiesto che cosa avesse fatto quella sera, lei gli aveva dato risposte evasive. Ma la donna si difende dicendo: «Anche io non l'ho visto per 4 ore e poi lui aveva la macchina, mentre io ero a piedi». Gli inquirenti sospettano di entrambi, di Odilia per i suoi screzi con la madre legati al denaro e di Vottero per il fatto che l'uomo fosse in difficoltà economiche. Nel 1966 era amministratore di un'azienda che produceva macchine per costruzioni edilizie. La sua società però era fallita con un passivo di 27 milioni di lire e lui aveva avuto una perdita personale di 2 milioni e mezzo. Inoltre, l'uomo aveva anche dei debiti per il mancato pagamento degli alimenti alla moglie. Emerge un'altra accusa inquietante da parte di Odilia all'amico. Nella sua deposizione, la donna ha aggiunto che Vottero è l'unico fra i suoi conoscenti che potesse avere le chiavi della villa. Lui però si difende, dicendo che la villa di via Pietrocossa era sempre piena di gente, uomini, in rapporti di amicizia e affari, sia con lei sia con la madre. Gli inquirenti sono certi che si sia trattato di un omicidio. Anche in seguito alle affermazioni di Roberto Cavallo, il terzogenito della vittima, che ha raccontato ai magistrati i suoi dubbi. «Mia madre viveva nel terrore di essere uccisa. I litigi con mia sorella e il suo amico erano all'ordine del giorno e sovente veniva picchiata». Le frasi scritte dalla signora riguardo le percosse subite dalla figlia aumentano i sospetti. Inoltre, in casa, i carabinieri hanno trovato, oltre alle buste sulle quali annotava queste frasi, un'agenda del 1958, in cui la donna scriveva: «Mi picchia col battipanni, mi trascina per il corridoio strappandomi i capelli, continua ad uscire col Vottero e se la sgrido mi picchia». Quando viene a sapere della nuova perizia autoptica, Vottero dice: «Spero che sia fatta luce al più presto su questo caso. Nuove indagini non mi spaventano, anzi, più saranno approfondite, più in fretta verrà a galla la mia innocenza». Dagli appunti della signora Cavallo emerge il nome di un personaggio nuovo, un tale Leonardo. Secondo indiscrezioni, pare che quest'uomo avesse libero accesso alla villa e che qualche volta ci trascorresse anche la notte. Interrogata a tal proposito, Odilia spiega: «È un conoscente, ma non mi ricordo nemmeno il cognome». Gli inquirenti sperano che questa persona si presenti per chiarire i suoi rapporti con la vittima, ma non si fa vivo nessuno. Nel settembre del 1968 c'è un altro colpo di scena. Odilia Cavallo racconta: «Anche mio padre morì all'improvviso e senza un perché. Era a cena a casa di mia sorella Adriana. A un certo punto si accasciò su una sedia». Ma come mai Odilia e suo fratello Roberto sono così spaventati e ritengono che qualcuno abbia potuto fare del male alla sorella, alla madre e al padre? Perché Odilia teme di essere la prossima vittima? Lunedì 2 dicembre 1968, su ordine del giudice istruttore dottor Gamba, è stata riesumata la salma di Caterina Sibille. Viene confermato che l'anziana avesse i segni di percosse al capo, alle braccia e alle gambe. I risultati della nuova perizia sul cadavere della signora vengono consegnati al giudice istruttore. Ormai le cause del decesso sono state definitivamente chiarite. Caterina Sibille è morta per le bastonate e le percosse e le macchie trovate sul materasso e su un bastone rinvenuto nel cortile della villa sono macchie di sangue della donna. Odilia Cavallo e Giacomo Vottero vengono assistiti dagli avvocati Filippi e Del Grosso. Nel febbraio del 1969 i carabinieri decidono di interrogare nuovamente Odilia Cavallo e di fare insieme ai periti un sopralluogo nella villa, ma non riescono a rintracciarla. Si vocifera che se ne sia andata, che sia scomparsa, ma in realtà si presenta davanti al magistrato. «Eccomi, non sono fuggita. Soltanto l'altro giorno il giudice istruttore mi ha sentita per il famoso viaggio a Saint Vincent. Ora spero che sia finita. Non sono stata in America». Il 2 aprile del 1969 la villa dal Cancello Verde viene svaligiata dai ladri, che portano via soltanto dell'argenteria. Successivamente l'edificio verrà abbattuto.
venerdì 5 giugno 1970, il delitto della signora Caterina Sibille, vedova Cavallo, viene archiviato come omicidio ad opera di ignoti. Odilia Cavallo e Giacomo Vottero vengono definitivamente scagionati. Contro di loro il giudice non ha formulato mai un'accusa precisa.